televisione comunque già Jordan vince, dimostrando di essere uno dei probabili number one contender al titolo attualmente detenuto da Farr. Ma tra poco vedremo il match titolato La grande title shot di François Le Pen, eh? Il patriota americano Jim Jordan, di nuovo vincitore, un'altra bella vittoria per lui, eh? Jim che va a 3 punti così come Kevin. A tra poco ragazzi al main event. Stuart Farrell, il campione della WS, pronto perché tra pochissimo avrà il suo main event contro il francese. Siamo pronti per il match valevole per il titolo NRWS. E questo è il campione ragazzi, uno che difende il titolo contro tutti e tutti, davvero amato, eh? Stuart Farrell è uno che ci sa fare sul ring, il principe d'Inghilterra, lo dice ogni volta, lui è il principe d'Inghilterra, ovvero è un guerriero. Inghilterra contro Francia in questo main event ragazzi del titolo, eh. La marsigliese remixata di François Le Pen, il nobile francese, che insomma se dovesse vincere questo match sarebbe il primo francese a diventare un campione di NRWS, ma anche proprio dell'intero palcoscenico WWF, dunque sarebbe importantissimo. Sì, non mi sembra che siano stati i primi campioni francesi. Le presentazioni in stile giapponese. Pensare immediatamente clinch al centro del ring tra l'inglese e il francese, ma c'è tutto europeo questo, tra il campione, il principe d'Inghilterra Stuart Farrell e il nobile francese François Le Pen. Ma sicuramente duelletti di primo ordine qui NRWS che si affrontano nel match dei match, secondo me. E Farrell ha avuto un bel match contro Zatulla, dimostrando di essere davvero un grande atleta, ma anche la settimana scorsa un match non tirolato, è vero, ma ha dimostrato anche in quella circostanza di essere davvero padrone della situazione, di portare a casa, di poter portare a casa anche vittorie magari che a volte, no, quando il titolo non è in palio, non debbono anche competere necessariamente. Qui intanto Flapjack però di François Le Pen, che atleta molto con un grande arsenale, con molto bravo tecnicamente, per fare non sarà facile. Infatti lo stiamo vedendo sin dalle prime battute, subito due Flapjack e reversal da parte di François, che però qui deve incassare forse un colpo di Farrell, no, Farrell qui aspetta e sbaglia tutto perché c'è Rolling Neckbreaker, questo Neckbreaker rotolando, veramente rotante. Farrell però è uno con la testa dura, che è difficilissimo da mettere giù con il conteggio di 1-2-3, tant'è vero che nessuno fino adesso ci è riuscito, era un po' come Nemor, no? Fino alla fine della stagione per TG ci è riuscito a schienarlo.
vediamo se riuscirà anche François Le Pen a sfatare questa maledizione. Iniziato veramente molto bene. Farrell forse non si aspettava questo inizio, diciamo, importante da parte di François, che ora lancia in qualche modo Farrell all'esterno, però non riesce, allora incassa lui finalmente una buona manovra del campione, che va a segno con questo back suplex. Ma sicuramente Farrell ancora ha un altro back suplex, stavolta molto più bello sinceramente, meno rotante ma sicuramente anche più efficiente, efficace. Qui però ancora neckbreaker di François Le Pen, che sa dove colpire. Attenzione alla sua starship pain. Beh, deve rimanere molto lontano secondo me fare dagli angoli, perché secondo me lottando anche al suolo fare ci perde. Attenzione, infatti, guardate qui, show di star press, standing su show di star press, iniziare un po'. Qui però fare tenta un contropiede, tentativo di pinfall immediatamente, appena uno però. Guarda, non può schierare uno sgambetto. Oh, spinebuster. Buona, prima buonissima manovra dopo quei due back suplex, però sembra non penso che possa bastare. E ancora spinebuster. Sì, si rimette un po' in careggiata Farrell, però forse non so qualcosa in più fino adesso. Adesso però Farrell può metterla anche sullo stile rissoso. Se riesce a metterla su quello stile vince il match. Però tecnicamente Farrell ha qualcosa in meno invece rispetto a Francese. Ecco qui, adesso tenta di colpire le gambe, fa bene. Leg breaker, mamma mia, però attenzione ogni pop da parte di François, che incassa una terza spinebuster. E qua penso che con queste spinebuster Farrell possa vincere il match. Sì dai, qua anche il braccio. E adesso il match va tutto dalla parte di Farrell, tutto dalla parte del campione. Mamma mia, che grande contropiede di Stewart Farrell. Davvero complimenti. Farrell qui rialza il suo avversario. Attenzione, niente a fare. Gomitata dritta all'orecchio. Quasi all'orecchio. Attenzione, fa malissimo questa. Questa fa malissimo. Attenzione, non ci credo, sta scendendo arrivo. E va a segno. Va a segno. Deve chiuderlo. Ci mette troppo però. Ci mette troppo. Abbiamo un nuovo campione. Uno, due, e tre. No, Farrell c'è. Farrell c'è ancora. Incredibile. Stewart Farrell c'è ancora. Gomitata allora. Gomitata, un pugno. Body blow. Pugno di alto race. Anzi, all'addome, scusate. E poi attenzione, che vuol fare qua? Che vuol fare? Oh mio Dio! Una delle sue combo. Una serie di ginocchiate tremende. E poi prende la rincorsa. E lo andrà a colpire. Con il suo big boot. Direttamente all'esterno però, No, manovra importante, ma sono più importanti, ma insomma che porta l'avversario all'esterno. Attenzione, infatti tentava la chiusura con il British Hammer, non c'è riuscito, invece la DT di François Le Pen è in grande difficoltà qui. Farrell non l'ho mai visto così in difficoltà, e infatti il francese lo riporta sul ring sapendo che può vincere il match solo in questo modo. Attenzione adesso Farrell però lo prende le spalle, intuitivo qui Stewart Farrell che però qui viene lanciato nel trafare. Lo butta giù grandissimo. Attenzione, lo small package, non ci credo. Uno, due, soltanto due, soltanto contro di due. Di nuovo airship, attenzione Farrell. Oh, big butta. Oh mamma mia, cosa ha fatto Le Pen qua? Cosa è riuscito a fare? Ci ha riuscito tutto, dai, incredibile. Uno, due, no, c'è il kick out dell'inglese. Attenzione l'inglese qui lo prende, una power bomba troppo prevedibile. Infatti François lo lancia alle sue spalle. Attenzione, che può fare questo backbreaker e neckbreaker, incredibile. Anche questa è una manovra degna di François Le Pen. Attenzione, prova a chiudere, no, attenzione, un'altra starship pain. No, finalmente Farrell si ribella in qualche modo. Ora lo strangola, lo soffoca direttamente col tappetino, con l'angolo. Il pubblico applaude. Attenzione, Farrell qui vuole chiudere, vuole il British Hammer. Ma François Le Pen non ci vuole stare, non ci credo, e va a segno.
ragazza, ragazzi, il suo nome è François Le Pen. Beh, incredibile qui è NWS. Tutto può succedere. Anything can happen. E qua è successo tutto. Il francese scrive la storia, diventando il primo campione anche di questa nazionalità. In WWF, comunque non in roster, ma comunque in un programma WWF alla fine. 1, 2, 3 dopo il New Trembo che ha chiuso l'ostilità. È stato bravissimo Le Pen però, fare le mancato il colpo decisivo. Ha provato la powerbomb prima, niente da fare, neanche il British Hammer. E alla fine il campione diventa François Le Pen, che dunque andrà, non solo conquisterà veramente 10 punti, ma scusate, 9 punti, perché andrà a 13 punti, mentre Farrell andrà a 11, ma probabilmente settimana prossima avremo anche una rematch tra i due. E questo è tutto, amici. Ciao!